Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte, sempre puntuale e preciso, Giuseppe Franco, esperto di public speaking per il business. Caro Giuseppe. Eh, mi spiace, sono il suo segretario Giuseppe Franco, non c'è, tu dici insomma, ha detto ti lascia da solo. <ride> no, eccomi, eccomi, eccomi. Pronto? Perché adesso affrontiamo un argomento interessante perché ci aiuta un po' a recuperare, eh, possiamo dire, delle persone che erano un po' in dubbio su quello che noi eh, stavamo facendo e con questa pratica che lascio a te poi il nome, eh, riusciamo a recuperarli. Di che cosa stiamo parlando? Allora, oggi parliamo di in generale di remarketing, che è quella strategia pubblicitaria che cosa fa? Si basa un po' sulle azioni compiute in precedenza dai nostri visitatori quando sono venuti sul nostro sito, in modo tale da andarcela a riprendere quando sono andate via dal nostro sito oppure quando hanno interagito, ad esempio, con le nostre pagine social e quindi con il nostro brand e poi sono andate via e magari stanno navigando su internet e noi ci riproponiamo con, ad esempio, un messaggio display, un banner e così via, e ce le andiamo a. Riprendere. In parole povere, ma non in parole molto più semplici, sicuramente a te, caro Giuseppe, ma anche a te che ci stai ascoltando in questo momento, è capitato di andare, che ne so, su Amazon o su Booking e siamo andati a vedere qualcosina, e poi navigando su internet, navigando sui nostri social, abbiamo rivisto il banner di quel prodotto, di quel servizio, di quella località, così che ci stava quasi rincorrendo di volta in volta. Quello è il diciamo, retargeting in quel caso perché è fatto con i banner che ci stanno andando a riprendere un'altra volta la nostra attenzione e questa è una cosa molto importante quante volte ti è capitato Giuseppe? guarda stavo giusto vedendo ora nella mia feed mi fanno vedere pubblicità di Fon no, non capisco il perché pubblicità di, <ride> pubblicità di un pettine nuovo e insomma capita spesso a parte gli scherzi quando noi andiamo a vedere certo mi viene da, da ridere perché delle volte il retargeting alcuni sistemi lo fanno un po' stanno proprio lì al limite no? però il targeting è quello lì che stiamo, di cui stiamo parlando quando è fatto bene è sicuramente funzionale ormai è tutto così, se poi tu fai la domanda in senso eh, generale chiunque ormai lo sanno no? quasi, quasi quasi hai paura anche con gli occhi a guardare e fra un po' arriveremo con dei visori che cominceranno a tracciare anche e eh, registrare costantemente, già lo fanno ma registrare occhi. gli occhi si sono fregati capisci? Cioè, <ride> qualsiasi cosa viene registrata però diciamo che eh, tutto sommato è una cosa che, che, che torna utile per noi quando ci mettiamo dall'altro lato e vogliamo proporre, promuovere la nostra attività Guarda, io ti dirò una cosa un po' che va controcorrente, cioè, nel senso che oggi no, c'è tutta questa guerra ai cookie, tutta questa guerra alla, alla privacy e così via. Ora, senza superare i limiti della privacy e così via, ma a me non è che mi dà tanto fastidio il fatto che, che ne so, un Amazon di turno mi possa riproporre il prodotto che io ho visto eh, qualche giorno fa. Cioè potrebbe anche tornarmi utile perché magari quel prodotto veramente lo voglio comprare, clicco e me lo vado a prendere. Tanto se non mi interessa non ci clicco e non, non, e non vado, quindi non capisco tutta questa storia intorno a questa roba. Però, Ma sai, scusami che ti interrompo su questo, delle volte sai cosa si pensa? Perché si pensa che questo biscotto, no? questo cookie che registra, eh, abbiamo l'immagine come se veramente stesse vedendo la tua carta d'identità, i tuoi dati, no? Sì, voglio dire, può anche arrivare, ma sono talmente tanti, non è che sono lì a vedere, non è che si vede la faccia di Massimo Petrucci, non è che si vede questo. Lui segna un codicino che ti ha visto e poi ti ripete quella, ti ripropone quell'oggetto quell lì. Poi, dopo un po' di giorni, lo sai, che l'impostazione poi non, non accade di nuovo, non lo trovi. Cioè è vero, però questo accanimento sembra proprio che sia lì che ti stia facendo una foto di, di sì, te ma infatti... Sembra. sembra allora, proprio noi, noi, allora, noi come agenzia no, di, 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 con C7.agency ci occupiamo di creare strategie di marketing e quindi facciamo anche operazioni di retargeting, di remarketing, soprattutto per riprendere il processo di acquisto che magari il potenziale cliente ha interrotto. Ma sostanzialmente quando noi andiamo a creare attività di retargeting... Su Google oppure su Facebook o su qualsiasi altra piattaforma. Non è che io ho il nome delle persone, non è che mi esce un elenco, no? Giuseppe Franco, Massimo Petrucci, Pinco Pallino appunto, e così via. Non mi esce nulla appunto, di tutto questo. Cioè io so soltanto che 100 eh, persone, 1000 persone o 10.000 persone hanno visitato quella pagina e posso dire a Facebook o a Google o alla piattaforma di turno: dici. Guarda, vai a riprendere queste persone quando navigano su, sulla tua piattaforma e propong il mio banner. Poi se loro cliccano. Io spendo dei soldi altrimenti amen. Cioè, tutto qui non c'è niente di, uh, di straordinario. Poi è vero, ci sono delle cose che mi danno qualche informazione in più, tipo se riesce a intercettare la fascia di età, se riesce a intercettare magari il dispositivo che sta utilizzando, ma non è che io so. Che Giuseppe Franco utilizza l'iPhone 12 e ha eh, so, 45 anni, cioè, non, 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 non so questo. So che c'è un gruppo di persone di quella fascia d'età che utilizza quel determinato dispositivo e io posso comunicare a queste persone se ritengo che sia utile comunicare a questa fascia d'età che utilizza questo dispositivo. È tutto qua, tutto il resto sono. Uh, sono fantasie sono sì, fake sì, un po' insomma le solite cose comunque dai che cose andiamo comunque torniamo, torniamo alla, alla nostra cosa allora, principalmente in generale si parla sempre di remarketing no? si, in maniera molto generica fare, facciamo una campagna di remarketing e quindi si parla in, molto, in maniera molto generica del termine remarketing in realtà bisognerebbe fare una distinzione tra il remarketing e il retargeting entrambe le strategie si vanno a prendere persone che hanno già interagito con te. O perché hanno visitato il tuo sito internet, e quindi alcune pagine del tuo sito internet, o perché hanno visitato il tuo brand attraverso i social. Quindi sono stati, ad esempio, sulla tua, sul tuo profilo Instagram, sulla tua pagina Facebook e così via. Il retargeting si rivolge a persone sostanzialmente Sconosciute e non ma se lo fa lo fa attraverso dei banner in linea di sostanza anche degli annunci di testo potrebbero essere utilizzati ma in generalmente si fanno attraverso dei banner quindi quando sei su Facebook e ti escono eh, non so le, le, le foto dei prodotti che hai guardato su un e-commerce e così via oppure stai navigando su internet in generale ti vengono fuori queste, queste, queste immagini quello è un retargeting. Il remarketing invece solitamente viene fatto tramite l'email. Quindi ad esempio capita che magari qualcuno va su Booking, che è già registrato, visita la città di Firenze, non fa assolutamente nulla, non, un, non, non prende nessun hotel, eccetera, eccetera, se ne va da un'altra parte e gli arriva una mail. E gli arriva la mail magari con le offerte degli hotel, dei bed and breakfast di Firenze e così via. Quindi quando ti arrivano le email, vuol dire che da quell'altra parte si sta facendo remarketing. Quindi il remarketing lo fai solitamente attraverso le email. Quello che è interessante è comprendere che oggi il processo di acquisto si basa su quelli che vengono chiamati i touch point, e per concludere una vendita, eh, grandi aziende come la stessa Amazon, Google e così via, hanno verificato che. Più touch point un, uh, un punto di contatto si chiama, poi magari ce l'ho raccontato in maniera più semplice. Più touch point un potenziale cliente supera, quindi tocca, passa, più aumentano le probabilità che questo cliente si converta. Se stiamo in, in parlando di un sito, sito e-commerce, magari acquista. E se stiamo parlando di un altro tipo di sito che magari sta facendo regeneration compili un modulo per farsi eh, per, per, per chiedere maggiori informazioni, magari chiedere un preventivo. Giuseppe, io direi che qui dovrebbe partire live, Giuseppe. Eh sì, sì, perché tu hai parlato di questi touch point, poi alla fine sono dei punti di contatto, ma per dirla ancora in un'altra maniera, significa tutte le volte in cui il potenziale cliente ti ha incontrato o in una maniera o nell'altra. Potrebbe essere, come dicevi tu, un, un, parlavi di un form adesso, no? Insomma, questo. Sì, eh, potrebbe mondo. essere eh, attraverso la tua pagina eh, social. E se ci pensi, però, i touch point sono tanti punti di contatto che poi vanno a fortificare. Ed è giusto che le ricerche poi ci confermino il fatto che, più touch point ci sono, più magari avviciniamo queste persone all'acquisto perché è quel momento di redazione. Tu immagina di lavorare nello stesso luogo, di passare in quello spazio e vedere delle persone che non conosci, ma la vedi oggi, poi la vedi domani, la vedi di nuovo. Questo non fa altro che renderti più familiare quella persona. Se lo sposti, se lo trasli nell'attività di marketing, capisci che più volte ci incrociamo, più ci sono questi punti di contatto, maggiore sarà poi la probabilità di portare a segno la nostra vendita. Questo è, poi chiaramente non è detto che non si possa, non possa accadere con un minimo di marketing. Ma, tra l'altro, guarda, Max, succede anche questo, perché io posso anche andare su un sito velocemente, ok. Eh, magari una persona sta vedendo qualcosa in quel momento o è in bagno perché a <ride> volte gente sta <ride> in giro, no? si porta il telefono in bagno. ha visto qualcosa, scrive eccetera, poi deve andare. E giustamente in bagno chiama e dice hai finito? Esci, <ride> quindi si dimentica. Allora, il remarketing in quel caso è utile, ti mandi poi l'email. Se è retargeting oppure lo insegui in un altro modo e, e tu compra. Ci bastano anche due punti ipotetici no, di contatto che ci sono stati, non tantissimi però è la base, diciamo che l'abbiamo anche ripetuto in più occasioni è la relazione, più questi touch ci sono più relazione è più efficace e si arriva appunto alla nostra vendita Guarda il remarketing ad esempio lo puoi fare su tantissime piattaforme puoi fare il remarketing su Google, puoi fare il remarketing su Facebook puoi fare il remarketing su Instagram quello che ad esempio abbiamo notato noi qui in C7.agency soprattutto quando poi si lavora con, con gli e-commerce e che fare un buon remarketing su Google è interessante eh, soprattutto per andare a riprendere eh, i potenziali clienti che stavano per acquistare qualche cosa. Quindi cioè anche questa è una cosa importante, cioè il discorso del targeting, chiaramente eh, è difficile attraverso un podcast raccontare tutto perché dovremmo fare proprio un corso di formazione, però sostanzialmente Google, Facebook, Instagram permettono di creare delle popolazioni, cioè creare dei segmenti di pubblico in base a quelli che sono stati i loro comportamenti sul tuo sito. Quindi immaginiamo un sito e-commerce, una cosa è che una persona sta guardando la home del tuo sito e-commerce. Un'altra cosa è che il tuo potenziale cliente sta guardando una categoria di prodotto. Un'altra cosa ancora è che questo determinato cliente sta guardando un prodotto specifico. E ancora un'altra cosa, a uh, un livello più interessante, è, che è se questa uh, persona ha inserito questo prodotto nel carrello. Quindi, ad esempio, potrebbe essere interessante creare una campagna di retargeting, quindi ci andiamo a riprendere tutte quelle persone che non è che hanno visto semplicemente una categoria, magari hanno visto un determinato prodotto, oppure se voglio potrei fare qualcosa di più ampio e quindi spostarmi a un livello un po' più in alto e potrei fare, una potrei fare un retargeting sulla categoria e quindi in questo caso, ad esempio con Google, potrei sfruttare le inserzioni di Google Shopping, che è molto interessante, infatti Google stesso Dice che il tasso di conversione in vendita è addirittura quattro volte superiore rispetto a una campagna standard quando si usa il retargeting più Google Shopping. Google Shopping non è altro che quando qualche volta si, si cercano dei prodotti su, su Google, viene fuori quella, quella schermata bella grafica con pro, tutte le immagini dei prodotti e c'è direttamente il prezzo sotto. Quello è Google Shopping. Quando Google Shopping è applicato al retargeting, vuol dire che non sta mostrando quei prodotti a persone qualunque, che magari non hanno mai interagito col tuo sito internet, ma sta mostrando quel prodotto, quei prodotti a persone che già hanno interagito con il tuo sito internet, magari hanno visto quella categoria di prodotti, e sta riproponendo nuovamente a quelle persone quei prodotti per farli ritornare a comprare. Questa è una cosa molto molto interessante la stessa cosa e poi lasciate la parola Giuseppe e Facebook e Instagram anche qui è interessante non lavorare su persone generiche quindi tutti quelli che hanno visto il nostro sito web che è possibile andare a fare che magari il nostro sito non è un e-commerce è un sito diciamo di consulenza e quindi ci andiamo a prendere chiunque ha visitato il nostro sito lì ha più senso ma se è un sito che vende determinati prodotti c'è cioè determinate categorie è interessante creare delle campagne di retargeting che si vanno a prendere persone che hanno visto una specifica categoria di prodotti. Oppure si possono fare cose che persone che hanno eh, inserito un, un articolo all'interno del carrello. Oppure addirittura che hanno abbandonato il checkout. Oppure si potrebbero fare delle campagne diverse, che sono campagne con persone che hanno interagito con il nostro brand su Facebook o su Instagram. Quindi magari ancora non sono andati sul, sul sito, però hanno navigato sul, sul nostro brand, no? Su, sui nostri profili Facebook e Instagram, profili business, quindi pagina Facebook, non il profilo privato, perché in quel caso non si può fare. E queste persone qui le possiamo andare a riprendere e le spostiamo sul nostro sito internet per cercare di convertirle. Anche in questo caso è molto, è molto conveniente. Si riescono veramente a raggiungere eh, delle, delle, delle conversioni molto, molto più alte rispetto a prendere persone generiche e portarle sul nostro sito. Ultima cosa. E visto che oggi come oggi, un po' con tutte le modifiche che c'è stato con Apple e così via, una cosa utile soprattutto quando si lavora con il carrello è di non andare oltre sette giorni, cioè interagire, questo soprattutto con il carrello, con quelle persone che negli ultimi sette giorni hanno inserito un prodotto nel carrello, perché andare oltre non avrebbe grande senso. Giuseppe. Allora, su queste cose che già hai detto insomma, il discorso di marketing di scelta, eh, hai già detto abbastanza eh, aggiungo che poi dobbiamo sempre ragionare perché è efficace questa cosa, è efficace perché parliamo sempre di quella relazione ed è il momento perché io riesco mm. anche ad adeguare in base al momento in cui si trova il mio potenziale acquirente, perché eh, oltre al discorso dei sette giorni nel carrello, però una persona va da sé, che se io ho già messo, immaginate eh, uno al supermercato dove ha messo un prodotto dentro proprio il suo carrello visivamente, l'idea che ci facciamo è che quella persona tutto sommato ha dedicato molta attenzione a quel prodotto, ha pensato di riporlo lì e quindi il tipo di comunicazione che io devo fare di messaggio che devo scrivere è diverso di chi è passato e si è trovato nella sezione, nello scaffale dove c'erano, che ne so, tutte le farine, invece ha preso una farina di grano Questa è la logica e questo ci consente anche di essere efficace, perché una cosa che, che, che ho visto anche fare Ok, retargeting e rimane sempre la stessa cosa, eh, anche quello eh, succede, sì. gli mandi sempre la stessa cosa e dice non ha funzionato e eh, non ha funzionato perché poi addirittura rischi anche di infastidire perché non stai dicendo la stessa cosa, non voglio quello, non stavo parlando di farina, quel tipo di io avevo visto la pasta, eh, non è che siccome hai visto il mio occhio che passava dallo scaffale in e tu mi rispondi in generale in quella maniera, non va bene, quindi il momento sicuramente va anche a variare quello che è il messaggio guarda è proprio giusto è così cioè, nel senso che poi non è che il retargeting, il remarketing comunque in generale il costo per click a livello di business eh, oggi veramente è, è cresciuto tantissimo è diventato veramente mh, caro cioè pensa che oggi come oggi il costo medio di un click veramente è vicino all'euro eh, il costo di visualizzazione di una pagina ad esempio è veramente vicino all'euro per cui Dobbiamo ponderare con attenzione, cioè dobbiamo stare attenti a uh, non bruciare questi soldi cercando di andare su un pubblico magari troppo generico. Ecco perché affiancare una campagna di retargeting è importante perché se qualcuno ha visitato il nostro sito e attraverso una campagna di retargeting lo riportiamo sul nostro sito è perché tutto sommato stiamo portando una persona interessata a quello che è il nostro prodotto, il nostro servizio, perché se non fosse interessata non ritornerebbe un'altra volta sul nostro sito. Quindi vuol dire che eh, siamo riusciti a intercettare qualcuno che potenzialmente è interessato a comprare il nostro prodotto oppure è interessato a interagire con noi, magari a chiederci un preventivo. Quindi è molto importante ed è molto importante utilizzare anche il remarketing. <coughs> Quindi a questo punto parliamo proprio dell'email. E soprattutto se stiamo parlando di un e-commerce, quando qualcuno inserisce un prodotto all'interno di un carrello, se non compra entro un'ora conviene spedire immediatamente una mail per cercare di concludere questa vendita. Tant'è vero che, se non mi sbaglio, proprio Spotify ha fatto un'indagine e ha visto che. Se viene mandata una mail entro un'ora si ha un tasso di conversione superiore al 6%, mentre questo tasso di conversione scende intorno all'1,5% più o meno se ricordo bene, dopo le 24 ore. Quindi si ha proprio un crollo, cioè queste mail di recupero del carrello abbandonato devono partire veramente entro un'ora immediatamente per cercare di recuperare questa questa vendita magari con un po' di principi di scarsità, di urgenza, cercando di, 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 di aggiungere un po' di informazioni per le persone. L'email le è molto interessante anche se non hai un sito e-commerce, perché questo è l'errore che molto spesso si fa, si pensa che il retargeting e il remarketing debbano essere utilizzati soltanto se hai un sito e-commerce, e invece no, perché magari puoi decidere che se una persona ha visto la tua pagina dei contatti, la tua landing page, una pagina specifica del tuo sito, puoi provare ad andartelo a riprendere perché magari in quel momento era con lo smartphone e, e forse non aveva abbastanza tempo per compilare il modulo o per soffermarsi su quella che era la tua offerta. Potresti anche provare a fare un retargeting per andartelo a riprendere questa persona quando sarà davanti al computer, quindi soltanto quando è davanti a un desktop viene proposto questo banner. Oppure se questa persona in qualche modo ha già scaricato un'email dal... Cioè, già scaricato non so una risorsa dal tuo sito, che potrebbe essere un ebook, un PDF, quello che è. A quel punto tu hai un dato e quindi puoi andartelo a riprendere automaticamente. Su questa roba qui, eh, qui si parla un po' dei funnel di vendita. Io vi consiglio di andare sul sito www.667.agency e andare a vedere quelle che sono uh, le proposte di funnel di vendita. In questo momento ci sta. Uh, un funnel, funnel di marketing 3x che parla proprio di questo cioè di come si realizza un funnel marketing in realtà c'è anche un ebook gratuito che potete scaricare ve lo dico perché è molto importante realizzare un funnel di vendita che vi permette di seguire il cliente non solo nella fase di primo approccio diciamo primo touch point ma anche nella fase di retargeting e di remarketing cioè andarselo a riprendere questo è veramente molto importante caro Giuseppe non so se tu vuoi aggiungere qualcosa prima del riepilogo ma guarda, il costo che dicevi del fatto dell'ora, del tempo, quella fa riflettere perché anche noi delle volte crediamo di quello che stiamo vendendo, il prodotto che abbiamo... Che siamo al centro dell'attenzione del nostro cliente alla fine dopo un'ora avrà incontrato già un'ora secondo me delle volte anche tanto perché avrà già tanto eh. visto tante quelle cose sarà stato stimolato da tante altre cose sul web se ti sta stanno, stanno arrivando da lì incontra parla con delle persone va a finire che se tu scrivi dopo tre ore non si ricorda nemmeno che è stato in quel, a meno che non sia un prodotto in quel momento urgente per la sua vita però lui si dimentica e dice oh, vabbè basta perde quell'aspetto emotivo e per cui non, non serve a niente e si spendono poi le cifre eh, che abbiamo parlato per ogni click, se parliamo in questo caso eh, di, di una campagna tradizionale di so, quanti sono le cifre? Un euro abbiamo detto di media, ma anche eh, di più, anche euro, di, di media. Cioè se, se, se sei, per esempio, in un corso di formazione salgono tantissimo, anche molto di più, eh, i click per portare a una compressione, per cui quello bisogna prestare attenzione. Assolutamente sì, e questa è una puntata un po' tosta, no? che abbiamo fatto la prossima continua sul marketing e remarketing, andiamo a dare un po' di consigli di approfondimento e di ottimizzazione, cioè cosa bisogna andare a controllare, a vedere quando andiamo a fare remarketing. Caro Giuseppe, un veloce riepilogo direi che ci sta bene, giusto per eh, rivedere un pochettino questa roba, quindi se, se ti va, il riepilogo di Giuseppe Franco. Ed eccoci signori, il riepilogo è questo. Noi abbiamo parlato di remarketing, ma abbiamo detto anche retargeting, insomma ma quando le persone hanno, sono entrate, i nostri potenziali clienti sono entrati in contatto con noi, però sono un, contratto, un contatto, un contatto all'inizio dove le persone hanno visto un po' del nostro prodotto ma non hanno comprato, quindi ritornano, sì, non si sa, e allora noi facciamo delle campagne che vanno a dire guarda ehi, hey, siccome hai visto questo tipo di prodotto, eh, che ne dici? C'è cioè, questo, guarda meglio, ti interessava visto che sei andato via, in quale momento l'hai fatto? Certamente abbiamo anche detto che queste cose vanno fatte. Una certa cura, perché in base a dove si trova la nostra persona che stiamo inseguendo, che sembra una brutta parola, ma con il retargeting o il remarketing stiamo cercando di ricordargli che quel prodotto possa fare al caso suo. Ricordiamoci di farlo nel momento giusto, stava visitando il sito, ha messo un oggetto sul carrello e via dicendo. Per quanto riguarda il discorso dei costi, ricordiamoci che per gestire e stare dietro i costi, ricordiamoci anche di fare delle volte un, un remarketing molto immediato, veloce, non stiamo lì a far passare dei giorni perché le persone si sono già dimenticate del nostro prodotto e del nostro servizio. Bene, è detto questo allora, alla prossima puntata in cui approfondiamo ancora il marketing e il re-marketing, anzi, re-marketing e retargeting per vedere un po' quali sono gli elementi che dobbiamo andare a controllare e ottimizzare. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao. Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi link a video, libri e a molte altre risorse.